Ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Nul. Oggi faremo una nuova recensione di Flamingo Boy. L'ha scritto Michael Morpung e non l'ha illustrato nessuno. Adesso vi leggerò le prime tre righe. Ho letto questa storia in un libro tanto tempo fa, quando ero bambino. Non ricordo più quale libro fosse, ma non l'ho mai dimenticata. Allora, questo libro parla di Vincent, che era un bambino di all'inizio della storia aveva 10 anni, poi ha percorso tutta la sua vita. Più o meno alla fine del libro aveva 25 anni, 30 anni. E lui partiva che aveva una storia che gli tornava sempre in mente e che si ricordava anche a memoria. E si chiamava Sul, era di un vecchio che si era assostato per far brucare il cavallo. Era una carrozza. Poi è arrivata la polizia. La polizia gli ha detto: tu non dovresti stare qua, sostare qua. E il vecchio gli ha detto: vuoi una tazza di tè, figliolo? La polizia era stupita. E quindi gli chiese con un tono un po' più tenero, diciamo: dove stai andando? Allora lui, il vecchio disse: sto seguendo le curve della strada. Sto seguendo le curve della strada. Ed è così che è la storia. È la storia che introduce questo bellissimo racconto. Vincent un giorno a scuola fece un disegno della storia che vi ho appena raccontato. E la maestra disse che era bellissimo. E poi lo portò a casa, lo mise in un quadro e lo appese in camera sua. In camera sua c'era anche un altro quadro con le barche che era dipinto in Francia. Ecco perché la maggior parte della storia infatti è situata in Francia. Lui adesso aveva finito le scuole elementari, in quel periodo aveva finito e iniziava le medie. Il tempo nel libro passava un po' veloce e più o meno allo stesso modo, tranne alcuni giorni che magari succedevano delle cose strane. Per esempio, la cosa più grande che voleva sapere Vincent è di chi era quel quadro. C'era scritto Vincent, ma potevano essere tutti Vincent, ma era particolarmente bello. Chi vi viene in mente di una persona che si chiama Vincent? Lo lascio scoprire a voi. Poi poi Vincent cominciò a guardarlo, si mise a scrutarlo per giorni, settimane, mesi, per capire i particolari, magari qualche firme strane, magari dei segni particolari. Quando però tornava sua madre, perché lui stava da solo la maggior parte del tempo in casa, quando tornava sua madre, lui faceva sempre finta di studiare la materia che non sapeva. Eppure quel metodo riusciva, tranne alcune volte che la mamma lo beccava, che gironzolava un po' a caso, a guardare tutti i testi. Un giorno, quando ormai era maggiorenne, lui partì per andare in Francia, perché capì che il quadro gliel'aveva lasciato i nonni, che l'avevano comprato da una bancarella. L'autore del ritratto l'aveva regalato alla bancarella, che poi l'aveva venduto e ha fatto tutto il suo giro.
fino ad arrivare ai nonni che le hanno dato a Vincent. Nella lettera c'era scritto che si chiamava il pittore di quel disegno bellissimo con le barche. Si chiamava, aspetta, vi lascio 5 secondi per indovinare nei commenti. Meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1. Si chiamava Vincent Van Gogh. Era lui che aveva fatto quel disegno bellissimo, da come lo raffigurava Vincent. E quindi è partito per andare in Francia. Camminò seguendo le curve della strada, come la storia all'inizio. Camminò, 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 fin quando non ce la fece più e svenì. Per il vento, per le piogge e perché si era anche ammalato. Alla fine un cane e una persona lo trovarono in mezzo alla strada. Allora lo portarono alla loro casa, dove c'era anche un'altra persona. Un'altra donna, che però non erano fidanzati. Una si chiamava Kezia e l'altro si chiamava Lorenzo. La storia parla alla fine della storia che Kezia ha raccontato a Vincent, sempre facendolo guarire. I primi giorni è stato a letto tutto il tempo, poi si è guarito un po' e era incuriosito sulla storia. E quindi prima ha spiegato la storia a loro e poi si era fatta spiegare. E per un bel po' di capitoli la storia era molto avvincente, fin quando un giorno, ovviamente i tedeschi avevano preso, perché si parla sempre della seconda guerra mondiale, i tedeschi avevano preso la mamma e il papà di Kezia. E Kezia ovviamente si era nascosta sotto la barca per non farsi prendere. E Lorenzo l'avevano lasciato lì perché era un bambino diverso da tutti noi, che amava i fenicotteri e sapeva qualunque cosa da fare con gli animali, poteva curarli, addomesticarli, domarli, poteva fare di tutto. Però solo Lorenzo lo sapeva fare di quella famiglia. E quindi alla fine i mamma e papà di Ghezia sono stati portati nei campi di concentramento, che adesso non mi ricordo il nome. E loro sono stati vissuti. Sono stati presi dalla milizia. Sono stati la famiglia di Lorenzo e ormai anche di Kezia è stata aiutata dal caporale, che ha fatto costruire dei posti di blocco dove cercavano di non far entrare i miliziani per difenderli. Alla fine della storia si scopre una verità importante sul caporale, che era sempre un tedesco e aveva la divisa nei nazisti, però non era così cattivo come tutti gli altri, anzi era molto buono. Alla fine del racconto, cioè la fine non è la fine, Kezia sta molto sola, era molto sola. Era sempre in casa perché non potevo uscire, perché sennò magari la milizia l'avrebbe presa. Quindi lei stava sempre in casa e una volta ha bussato il caporale dicendo che c'erano ospiti. Tutti avevano paura. E secondo voi è stata la milizia o erano gli americani con mamma e papà? Lo lascio scoprire a voi. Questo libro comunque è molto bello perché parla della Seconda Guerra Mondiale e anche, ovviamente, questo libro è anche per i suoi 80 anni nel 2019.
80 anni di questo libro. No, scusate, 80 anni dall'inizio della guerra mondiale, c'è scritto qua. Ed è bellissimo, perché riesce a mettere insieme animali e cose belle con cose brutte. Quindi è bellissimo. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate like. Ciao ciao!